le scoperte, gli scavi avevano inizio nel 59, proprio in seguito alla scoperta di un raschiatoio simile a quelli che avete visto in vetrina da parte di Aldo, nella parte esterna del muro, e dopo 59, 60, fino a 64 il professor Leonardi condusse le ricerche, condusse gli scavi all'esterno e all'interno del muro. Il professor Broglie era già ben attivo e già ormai avviato la sua carriera in collaborazione sotto la tutela del professor Leonardi, sotto la guida del professor Leonardi, e quindi vi furono questi scavi portati avanti appunto anche sulla segnalazione in realtà di Ramiro Fabiani, il famoso geologo che, giunto in grotta, proveniente da Barbarano, poi il professor Fabiani ebbe una cattedra a Roma, provenendo da Barbarano, girava per queste zone e raccolse dei resti lasciati da cavatori che alla fine dell'Ottocento e inizio del Novecento svuotarono la grotta di quasi tutti i suoi riempimenti. E quei cavatori lasciarono delle ossa, un omero umano femminile, rivelato di recente, dell'età del bronzo, resti di marmotta del Pleistocene, resti di grande cervo del Pleistocene, insomma riconosce